Allora, siamo pronti? Ok, perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Vi ringrazio della vostra presenza a questo nuovo evento dell'Istituto. Immagino sia l'ultimo di questo anno, abbastanza intenso. E ci troviamo in questa nuova sede. Ve lo dico perché l'ho detto già un po' a qualcuno che mi ricorda la mia gioventù, perché questa prima era una scuola. Era il Plinio Senior, e questa era una palestra, e qui ho frequentato 5 anni di liceo scientifico, e quindi insomma mi trovo in un posto abbastanza, a cui sono abbastanza affezionato. Chiusa la parentesi, diciamo, personale. Allora, ringrazio prima di tutto voi come partecipanti e tutti gli illustri ospiti che partecipano a questo evento. Parliamo di CVM Prato, uno, diciamo, dei, tra virgolette, prodotti, chiamiamolo così, su cui l'Istituto ultimamente sta veramente puntando moltissimo. Puntando moltissimo perché pensiamo che sia il futuro per il project management, da un punto di vista, insomma, della applicazione, della maturità di questa disciplina all'interno delle aziende. Ormai abbiamo dei percorsi ben chiari, ben stabiliti per quanto riguarda il singolo, le persone. Qui con tutte le qualificazioni e certificazioni, quello che secondo noi è il passo importante e successivo è quello di puntare l'attenzione sull'organizzazione, sulle aziende, insomma, sugli enti, gli enti di pubblica amministrazione in particolare, e quindi avere un modo per verificare quanto le organizzazioni sono mature rispetto al project management, secondo noi è qualcosa che nel prossimo futuro dovrà essere molto molto sviluppato. Si parlerà poi di aspetti anche importanti della eventuale qualifica dell'organizzazione nell'ambito del codice degli appalti, della qualifica per la partecipazione chiaramente a bandi e gare, quindi credo che l'argomento è un argomento estremamente interessante. Rubo pochissimo perché insomma gli interventi sono tanti e quindi passo la parola allora, Andrea Fraticelli, che come sapete è il coordinatore del progetto ICPM Prato, uno dei migliori progetti dell'istituto e tutto il suo team è qui presente. A te, Andrea. Ok, eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, grazie intanto Presidente. Allora, io sono Andrea Fraticelli, faccio parte del consiglio direttivo di ICPM e sono il coordinatore del progetto, anzi programma ICPM Prato. L'evento di oggi vede la partecipazione, diciamo, massiva, importante, più che dell'istituto, delle organizzazioni che approfitto per ringraziare. Che hanno in qualche modo scommesso e creduto sul modello ICPM Prato, che è un modello nato ormai da diversi anni, su cui l'Istituto effettua, diciamo, attività di sviluppo e consolidamento ormai da diverso tempo. E l'evento di oggi, di fatto, è un po', diciamo, una prima grande milestone del nostro progetto, e saranno per l'appunto le organizzazioni a raccontare, diciamo, le esigenze e i benefici che hanno portato all'applicazione del modello. Si parlerà di ICPM Prato, ma si parlerà soprattutto di esigenze e benefici di misurazione della maturità di project management. E proprio per questo vorrei partire, diciamo, dal concetto di misurazione. La misurazione, diciamo, fondamentalmente significa fotografare una situazione a un determinato momento, ma se lo vediamo come un concetto iterativo nel tempo, la misurazione di fatto è, un controllo, un monitoraggio dell'evoluzione di un'organizzazione sostanzialmente nel tempo. Immaginiamo per esempio un atleta, un maratoneta ad esempio, che si sta preparando per una gara sportiva e che deve quindi raggiungere un obiettivo di performance desiderato e quindi può trovarsi chiaramente in diverse fasi di performance, tali da garantirgli l'accesso, diciamo, alla gara e poi sperabilmente anche al successo. E come fa, diciamo, uno sportivo, un atleta a capire qual è il
obiettivo di performance desiderato, lo capisce attraverso una prima misurazione. Quindi, prima di puntare, diciamo, all'obiettivo massimo, deve attraversare tutta una serie di fasi in cui, diciamo, definisce delle baseline intermedie delle proprie performance per arrivare poi all'obiettivo finale. Questo processo tendenzialmente, diciamo, si tende a guardare, diciamo, guardare l'obiettivo verso l'esterno, quindi vedere quello che fanno i propri competitor, i propri partner, per cercare di allinearsi alle loro performance. Ma tendenzialmente e probabilmente in maniera più importante è diciamo, utile verificare il proprio stato di performance, quindi gareggiare contro se stessi fondamentalmente. E verificare l'avanzamento del proprio livello di performance prima di guardare all'esterno. E parlando di project management, quindi per tornare all'oggetto dell'incontro di questo evento, che cosa intendiamo per performance? Perché nell'ambito sportivo è abbastanza evidente, gli obiettivi sono praticamente tutti misurabili, distanze, tempi, affaticamento dell'atleta e così via. Ma in un'organizzazione che vuole misurarsi nel project management, cosa si intende per performance? Fondamentalmente si intende la qualità e diciamo, la fluidità con cui le dimensioni delle persone, quindi tutta la dimensione delle competenze e la dimensione dell'organizzazione, quindi processi, strutture, metodologie e anche, e non ultima, la cultura organizzativa, si integrano e fungono come un unico, diciamo, sistema che è per l'appunto il sistema di project management, che è l'oggetto di rilevazione dei modelli di maturità, di cui chiaramente SIPM Prato fa parte. Lo strumento per misurare quindi le performance in ambito organizzativo nei progetti è, diciamo, dato come obiettivo proprio i modelli di maturità, che sono degli strumenti che quindi permettono di quantificare qualcosa che a prima apparenza potrebbe sembrare molto qualitativo e poco misurabile, poco quantificabile. Invece i modelli di maturità hanno proprio questa caratteristica, cioè riescono a quantificare la capacità di un'organizzazione di gestire i progetti con particolare riferimento con un'ottica evolutiva nel tempo. Quindi per tornare a quello che si diceva prima, la valutazione rutinaria, periodica delle performance porta ad una serie di fotografie scattate in sequenza che danno da un lato diciamo, idea dell'evoluzione del percorso di un'organizzazione e dall'altro ci dicono quanto siamo distanti dall'obiettivo di performance che ci siamo in qualche modo posti. ISPM Prato è un modello di maturità, è stato sviluppato, è progettato e sviluppato dall'Istituto Italiano di Project Management. E fondamentalmente è costituito da pochi elementi, pochi ma diciamo esaustivi a mio avviso, perché fondamentalmente a partire da un questionario a risposta multipla di 60 domande permette di estrapolare un valore di maturità sintetico che di fatto indica lo stato di attuale performance di un'organizzazione su una scala di maturità da 1 a 5. Quindi, per tornare all'esempio dell'atleta, siamo ai blocchi di partenza, stiamo camminando, stiamo correndo con una certa continuità, stiamo correndo in maniera sostenuta, siamo a livelli agonistici. Questo livello di maturità, oltre a dirci in maniera statica qual è il nostro posizionamento in quel determinato momento, ci dice anche come sono distribuiti, cioè come è distribuita la nostra performance sui 5 livelli. Perché diciamo, un valore medio chiaramente può portarsi dietro una serie di caratteristiche, cioè il mio correre, ad esempio, in modo sostenuto può avere dei momenti in cui magari cammino, altri in cui sfioro il livello agonistico, altri in cui sono nella media e così via. E quindi questa rappresentazione per livelli ci dice proprio questo, cioè quel valore medio come si distribuisce su quei livelli. E vista probabilmente ancora più importante, il livello di maturità può essere diviso, suddiviso in 7 dimensioni di analisi, che nell'ottica organizzativa riprende esattamente quel meccanismo di ingranaggi che abbiamo visto prima. Quindi le dimensioni, diciamo, l'ambito delle competenze specifiche di PM, di project management, tecniche contestuali e comportamentali, e tutto il mondo organizzativo, quindi metodologia, struttura organizzativa, informatizzazione
e allineamento strategico. Questa di fatto è l'architettura del modello, ma i reali building blocks del modello ICPM Prato sono questi tre, e sono in prima battuta sicuramente gli assessor, perché come abbiamo visto prima i modelli di maturità sono degli strumenti e senza diciamo, dei professionisti che applicano quello strumento, lo strumento diciamo, resta un po' fine a se stesso. Gli assessor sono dei professionisti qualificati dall'istituto che hanno proprio il compito di applicare il modello e aiutare le organizzazioni a saper leggere i risultati che il modello restituisce. Assessor che sono guidati da una metodologia proprietaria di ICPM, alla quale si accompagna anche diciamo, uno starter kit, che è un insieme di template documentali che supportano l'attività di assessment. Ed infine, diciamo, ultima ma non ultima, la certificazione, cioè un'organizzazione che si sottopone ad un assessment ICPM Prato accede fondamentalmente ad una certificazione di seconda parte rilasciata dall'istituto, che non è, lasciatemi dire, diciamo un voto, bene o male, basso o alto, ma è fondamentalmente quello che abbiamo detto prima, cioè la fotografia delle proprie performance in quel determinato momento. In generale, diciamo al di là di quello che abbiamo detto, a mio avviso il vero valore aggiunto di ICPM Prato è che è un modello semplice. Semplice da applicare e le organizzazioni che abbiamo invitato probabilmente ce lo confermeranno. E quindi il vero valore aggiunto in realtà è questo, e cioè che probabilmente ICPM Prato non ti porta dove vuoi arrivare, ma sicuramente ti aiuta a fare il primo passo, che è probabilmente il primo blocco culturale che tutte le organizzazioni hanno prima di intraprendere un percorso di questo tipo. Ok, detto questo, lascio la parola al collega Paolo De Turbe, che farà da moderatore per la tavola rotonda, in cui le organizzazioni che abbiamo invitato ci racconteranno fondamentalmente esigenze e benefici che hanno tratto dalla, misurazione della maturità di project management. Grazie. Mi sentite? Funziona di poco? Sì, no. Ok, bene, rinnovo il benvenuto a questa giornata, a questo pomeriggio di lavoro, a tempi piuttosto ristretti, per cui bando ai formalismi. Abbiamo, che ringrazio per essere qua e do il benvenuto, tre ospiti. Stefano Giannotti, che è responsabile Budget Reporting Plan PMO e PEP della Kuwait Petroleum Italia. Abbiamo Domenico Morgese, che è collegato da remoto, che vedo, che è responsabile dell'ufficio PMO, Direzione Informatica e Telematica di Innova Puglia. E abbiamo Mauro Cristoforetti, che è presidente e responsabile area media education di AD Onlus. Buonasera. Buonasera. Grazie per il vostro Buonasera a intervento. tutti. Grazie, Domenico. Allora, prendo la palla da Andrea. Andrea ha parlato della performance e dell'esigenza di misurare, di misurarla la performance, applicando strumenti che consentano delle valutazioni oggettive rispetto agli obiettivi che l'organizzazione si è data. A questo proposito chiedo ai nostri ospiti quando e come si è evidenziata nelle vostre organizzazioni la necessità di uno strumento di misurazione che rendesse oggettiva la percezione dell'organizzazione circa lo stato delle performance e lo stato delle performance in particolare nella gestione dei progetti. E se questa esigenza è stata ravvisata attraverso evidenze o indicatori specifici del vostro contesto e del contesto dei vostri progetti, oppure se è stata ravvisata a livello organizzativo nell'ambito del vostro sistema di delivery dei progetti. E
Infine, quali sono i benefici che l'applicazione del modello ISBM Prado ha consentito di conseguire, e in particolare qual è stata l'esperienza di valutazione avuta con il supporto degli assessor e dal risultato di questa applicazione, ovvero nel rapporto, nel report di assessment che al termine di questa applicazione è stato prodotto. È una domanda piuttosto articolata. Assolutamente. Abbiamo circa 45 minuti di tempo. Io ve l'ho introdotta durante la vostra esposizione, potremmo fare insomma, degli incisi, se sarà necessario. Quindi la parola al collega Stefano Giannotti, così farci sapere dell'esperienza avuta nella vostra organizzazione. Allora, innanzitutto ringrazio Andrea e l'Istituto Italiano di Project Management per l'invito. Noi siamo già in contatto con l'ISBM da 6-7 anni. E da dove è nata l'esigenza un pochino di rivolgerci a un istituto terzo? È nata perché io ritengo che la gestione dei progetti o la gestione corretta dei progetti aiuta a il cambiamento all'interno delle organizzazioni. Il cambiamento te lo impone l'esterno il più delle volte, quindi il mercato e i tuoi competitor, e tu ti trovi sostanzialmente a gestire effettivamente un'organizzazione che era abituata a muoversi in un certo modo e l'esterno ti chiede di cambiare. Cambiare è faticoso. Estremamente faticoso, e secondo me all'interno delle organizzazioni lo è ancora di più, perché le organizzazioni poi secondo me hanno poi dentro una serie di dinamiche parallele che non sono necessariamente così chiare, e quanto più sono strutturate le organizzazioni tanto più secondo me è anche difficile cambiare. Il progetto è lo strumento con il quale le organizzazioni si danno una prospettiva di cambiamento. E da qui il passaggio successivo è: se tu riesci a gestire bene i progetti, forse ti è più facile cambiare e ti è più facile darti degli obiettivi via via più difficili. E quindi il meccanismo logico con cui poi arrivi a cercare di valutare come stai andando sui progetti è abbastanza lineare, nel senso se gestisci i progetti correttamente ti viene voglia di fare più cose, se ti viene voglia di fare più cose riesci ad avere un'organizzazione molto più flessibile e da un certo punto di vista in grado di raggiungere degli obiettivi strategici, anche magari molto sfidanti. Per cui che è successo? Almeno parlo della nostra esperienza all'interno della Kuwait, poi vedremo la presentazione, però fondamentalmente ci sono stati dei momenti in cui noi abbiamo sentito molto forte, diciamo, questa pressione dell'attività per progetti, e ci veniva a questo punto fondamentale capire se li stavamo gestendo correttamente oppure no, perché le risorse sono limitate. Quindi hai magari la spinta dal vertice aziendale che ti chiede di fare molte più cose, e dall'altra però hai un'organizzazione che ha dei vincoli anche di costi e anche di disponibilità di tempo, cioè non è possibile darsi degli obiettivi e poi avere risorse illimitate. La verità è che tu devi continuare a lavorare sulla tua azienda, sui tuoi obiettivi aziendali, e parallelamente costruirti una nuova, diciamo, orizzonte sul quale l'organizzazione si strutturerà. Questa cosa, dicevo, è molto complicata, è faticosa, e l'idea di rivolgerci a un istituto che offriva questa opportunità di misurazione per noi è stato un sistema con il quale abbiamo in qualche modo dimostrato anche all'interno dell'organizzazione che
Anche l'attività di project management è un'attività che, se gestita correttamente, rende più efficaci le risorse messe a disposizione. E quindi, diciamo, tramite questo meccanismo ci è stato più facile poter proporre al nostro interno l'idea di valutarci tramite un ente terzo e valutare come gestivamo i progetti. Molto di questa attività è legata anche, dal mio punto di vista, anche all'idea della gestione della qualità. Cioè, io penso che organizzazioni che si sono date un sistema di gestione per la qualità accettano più volentieri di mettersi, diciamo, a commentare le proprie iniziative, le proprie attività con un ente terzo. E accettano, tra virgolette, anche più volentieri di fare disclosure, cioè apertura delle proprie attività. E quindi io mi occupavo di qualità prima, poi mi sono cominciato a occupare di progetti. La tematica dei progetti ha portato con sé la tematica della formazione. Siamo entrati in contatto con i CPM. A quel punto a me faceva molto piacere avere una valutazione terza di come gestivamo i progetti. Poi ci sono molte altre, diciamo, sfaccettature che magari vedremo poi più avanti. Ecco, però questi sono i termini iniziali, sicuramente. Certamente questo riferimento alla qualità dimostra che l'esigenza è stata ravvisata attraverso, diciamo, la dimestichezza con gli indicatori. Anch'io mi occupo di gestione per la qualità e anche io, più o meno con lo stesso percorso, mi sono reso conto di quanto della gestione della qualità e della gestione per la qualità delle organizzazioni e degli standard di gestione per la qualità è stato trasmesso al mondo del project management. Io ho riassunto i punti della nostra conversazione di questo pomeriggio, ma insomma, possiamo passarci la palla. Facciamo intervenire Stefano Giannotti, diciamo, sulla prima parte della domanda che io ho già proposto, ovvero quando e come si è evidenziata questa necessità di adottare uno strumento di misurazione per ottenere delle valutazioni oggettive. Prego. Sono Mauro. Mauro Cristoforetti. Mauro, Sì. esatto. Noi chiaramente, adesso magari mi spiego, siamo Q8, forse un po' più nota di Onlus, sospetto. Noi siamo una cooperativa che si occupa di educazione e di sta per educazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Siamo uno spin-off di Save the Children e lavoriamo tanto in collaborazione con questa organizzazione che magari è più nota. E quindi, insomma, come cooperativa anche abbastanza giovane, comunque abbiamo avuto una crescita piuttosto sostenuta e sicuramente pian piano, durante nel percorso che abbiamo fatto in questi anni, con la crescita che abbiamo avuto, quello che è emerso a un certo punto era proprio un po' anche un affaticamento, soprattutto delle persone che si occupavano dei progetti, progetti che diventavano più complessi, progetti che diventavano più grandi, progetti che pian piano non avevano più quella dimensione iniziale che permetteva, insomma, un coordinamento, diciamo, abbastanza operativo, più semplice e via dicendo. Noi, occupandoci di diritti umani, abbiamo sempre messo anche l'attenzione alle persone al centro, quindi non solo le persone con cui lavoravamo, quindi diciamo i beneficiari delle nostre attività, che sono tendenzialmente bambini e bambine, ma anche tutti gli educatori, gli insegnanti che con loro lavorano.
ma proprio i dipendenti, i collaboratori, le collaboratrici e via dicendo. E quando ti accorgi che comincia, nonostante la grande motivazione che c'è, no? All'interno delle organizzazioni come la nostra, ad esserci questo affaticamento, ecco, per noi quello è diventato un indicatore veramente importante che ci ha fatto capire che c'era bisogno, no? Di probabilmente trovare delle nuove modalità. Per organizzare le attività, per implementare i progetti, per rispondere all'aumentata complessità. Poi, Stefano poco fa, no, parlava delle risorse limitate e chiaramente forse la risorsa limitata per eccellenza è il tempo, no? Quindi è stato lì poi, no, alla fine quando ti trovi a scontrarti col fatto che le persone non riescono più dentro il tempo lavorativo a fare tutto quello che andrebbe fatto. E ovviamente come presidenza, direzione, come diciamo vertice dell'organizzazione, questo per noi è diventato veramente un aspetto centrale che ci ha messo davanti a delle domande che necessitavano di risposte e noi abbiamo anche provato, no, a darle queste risposte. Abbiamo cominciato a cambiare anche l'organizzazione, a fare degli step e facendoci queste domande abbiamo visto che ci potevano essere delle professionalità, ma anche dei sistemi che erano già stati definiti, che non facevano parte magari della nostra cultura, che era più basata appunto sull'educazione, sui diritti umani, su tutti questi aspetti, e meno sulla gestione dei progetti. E quindi facendoci queste domande abbiamo cominciato a guardarci intorno e abbiamo visto che c'era la possibilità del project management, che magari non è così diffuso all'interno del terzo settore, ma che poteva fornirci delle risposte strutturate, già standardizzate, e che quindi abbiamo cominciato a guardare con sempre più interesse, ecco, diciamo. Poi abbiamo incontrato un'occasione formativa da questo punto di vista, l'abbiamo affrontata e abbiamo poi avuto anche l'opportunità di fare questo assessment che per noi è stato molto importante. Poi ci siamo ancora, diciamo, siamo ancora quasi dentro, no? Noi non sono 6-7 anni che abbiamo incontrato ISPM, ma sono pochi mesi, sono 6-7 mesi, no? Quindi è un po' differente. Però questo guardarsi da una prospettiva diversa, cambiare l'angolatura attraverso cui guardi te stesso, accogliere le osservazioni che arrivano dall'esterno, ci ha aiutato molto, no? Noi siamo ancora qua che ce le facciamo le domande. Io penso che, no, si parla sempre di problem solving e via dicendo, però problem posing, quindi come poni il problema, è forse più importante che non come lo risolvi, perché altrimenti puoi trovare delle soluzioni che non sono le soluzioni corrette. Quindi adesso che prima ci siamo guardati da soli allo specchio e poi invece ci siamo riflessi nello specchio che ci ha offerto ISPM, stiamo cominciando magari a intravedere delle possibilità, no? Quindi il percorso è stato quello così, di rendersi conto che la buona volontà non è sufficiente spesso, no? È sicuramente un qualche cosa che non può mancare, però la buona volontà non è sufficiente anche solo a comprendere quali siano le cose che servono all'organizzazione. E da qui immagino abbiate percepito l'esigenza proprio di valutare Sì, con quello è stato il momento, no, criteri oggettivi. del dire a chi possiamo rivolgerci, no? Quindi poi
Penso siamo anche stati fortunati a Per fare una trovare. valutazione meno emotiva, insomma, un ambiente caratterizzato da molta buona volontà, è un ambiente in cui c'è una componente emotiva importante, cioè l'identificazione con l'organizzazione, per questo che si lavora tanto e con tanto impegno, però si osserva l'esigenza poi di, siccome aumenta la complessità con l'aumentare del progetto, si percepisce la necessità di riferimenti, di criteri oggettivi per poter valutare le prestazioni, perché l'organizzazione che sia no profit, profit, che sembra strano, ma i progetti hanno caratteristiche comuni in tutte i Anche in settori famiglia. industriali, si direbbe. Bene, grazie. A questo punto passiamo la parola a Domenico Morgese, che introduca l'esperienza fatta nella propria organizzazione. Rispetto proprio a quello che abbiamo ragionato fino ad ora, no? Sullo spunto che ho offerto Andrea introducendo e quello che è emerso da questi due racconti iniziali degli altri nostri due ospiti. Prego, Domenico Morgese. Grazie, grazie mille. Io di nuovo vi ringrazio, soprattutto vi ringrazio dell'invito, che è una Grazie. cosa che veramente, di cui sono contento e soddisfatto perché abbiamo vissuto in questi anni con i CPM un percorso. Ringrazio anche Andrea che è stato il mio contatto, il mio gancio per la mia presenza lì, mi ha seguito in questo percorso per essere qui con voi. Mi dispiace solo non essere fisicamente lì, ma avevo altri impegni che mi hanno impedito di partecipare in presenza. Allora, il nostro percorso io tra l'altro voglio ringraziare i due interlocutori precedenti perché mi ritrovo con molti concetti che loro hanno espresso, mi fa molto piacere perché in realtà vedo una serie di punti di contatto che mi fanno comprendere che il nostro percorso è corretto, il percorso che Nova Puglia ha seguito in questi anni. Piccolo inciso, Nova Puglia è una società in house partecipata interamente dalla Regione Puglia, poi magari ve ne parlerò più in dettaglio nella presentazione. E fra i vari mission a quella di supportare l'amministrazione regionale per i processi di innovazione digitale. Dico questo perché proprio questo è stato il volano che ci ha spinto, ci ha amplificato la necessità di valutarsi e di comprendersi. Perché soprattutto nel periodo pandemico i servizi digitali, come avete ben visto, sono schizzati, la necessità di essere connessi, di avere servizi che siano fruibili in maniera mobile o comunque che consente di fare operazioni che normalmente si facevano fisicamente, è stata qualcosa che ha spinto tantissimo la nostra evoluzione. Poi c'è stato un cambiamento anche regionale. Regione Puglia dal 2015 ha cambiato il modello della macchina regionale con l'avvento della nuova amministrazione e per cui tutte le agenzie, le partecipate hanno in qualche maniera dovuto adeguarsi a questo strumento. E siccome Nuova Puglia, nel suo fornire servizi digitali, comunque ha ovviamente dei momenti di estrema sofferenza, perché la sofferenza dà dal fatto che le necessità amministrative diventano molte volte preponderanti, si ha bisogno di un qualcosa che per ieri deve essere pronta. E questo, poi, come dicevano i colleghi, in qualità, perché poi il problema è che non si vuole solo la velocità, dunque il fattore tempo è effettivamente determinante, ma anche la qualità di quello che stai erogando. Perché oggi come oggi un servizio digitale, se non è su, se non è online, se non è in app, crea comunque un problema alla popolazione, ai cittadini, che diventa un imbarazzo politico, ma soprattutto un imbarazzo anche proprio dell'effettiva fruizione del servizio. Pertanto, ci si è approcciati a questa necessità, considerate che il project management c'è in Nuova Puglia, c'era, ma era in maniera disorganica, per cui avere comunque una struttura come i CPM che viene dall'esterno, dunque ti guarda, ti osserva, si fa terzo e ti dà una metrica, un sistema di valutazione, è stato fondamentale. Ci ha fatto capire quali erano le nostre carenze. Ci hanno detto pure, guardate, avete comunque un livello, buono. Ma dovete migliorare, dovete cambiare, ci ho detto cosa migliorare. Poi vengo anche al terzo punto della domanda, il discorso dell'assessment e gli assessor. Io li ringrazio perché sono stati le nostre balie, passatemi il termine, ci hanno consentito di sentirci accompagnati in questo percorso senza, direi così, dire paura, cioè nel senso che la paura di cambiare chiaramente molte volte non ti fa avanzare.
Invece avere un qualcuno che ti aiuta e ti consiglia, ti fa comprendere quali sono i passaggi, i gap che tu devi colmare per migliorare le tue performance, è stato fondamentale. E ora chiaramente siamo in una fase abbastanza di mezzo, perché noi il nostro percorso abbiamo cominciato 2 anni fa. C'è un momento anche di assestamento dell'ufficio PMO, di cui appunto sono responsabile, che si deve riverberare su tutti, ovviamente, i project manager, che fino ad oggi hanno avuto un approccio un po' diverso. Tra l'altro, nella fase di assessment è venuto fuori anche la necessità forse di ancora di evolversi ancora di più, cioè passare a un livello di Program Management Office, perché la strategia regionale va comunque implementata a livello operativo, e una società partecipata come Innova Puglia ha necessità di declinare qualunque necessità strategica, politica, in fatti operativi. Questo è il quadro generale che poi ovviamente approfondirò nella presentazione. Spero di aver cercato di dare un po' di pillole rispetto a quello che è stato il nostro percorso con i CPM in questo periodo. Certo, senz'altro, ma io parto proprio dalla prima cosa che ha detto. Riconoscersi nel racconto che è stato fatto dagli altri ospiti, individuando quelli che ha definito punti di contatto. Ecco, questo è forse ciò che dimostra che l'esperienza di assessment condotta con il supporto degli assessor, quindi l'esperienza di valutazione condotta secondo criteri oggettivi, quella che ha definito osservazione esterna, quindi un occhio freddo, meno emotivo. Osservare la propria organizzazione dall'interno è sempre molto difficile, perché si ha della propria organizzazione, per la propria organizzazione, un sentimento. Che ha una componente emotiva, quindi è proprio un sentimento affettuoso, insomma. Quindi, a proposito di benefici, adesso Domenico Morgese ha già così anticipato qualcosa rispetto ai benefici che si sono conseguiti con l'applicazione del modello, proprio focalizzandoci su quel punto di contatto, il punto di cos'è che ha permesso di riconoscere nella esperienza degli altri ospiti la propria esperienza di assessment. È proprio l'apporto dei valutatori, che sono appunto un supporto alla osservazione oggettiva della propria organizzazione. Rivolgo ancora i nostri due ospiti presenti, la domanda rispetto ai benefici, proprio prendendo la palla da ciò che ci ha appena detto Domenico Morgese. Quali benefici avete potuto misurare, avete potuto osservare con l'applicazione del modello ICPM Prado nella vostra organizzazione? Benefici che, come tali, anche loro devono essere misurati in modo oggettivo in termini di valore prodotto all'interno dell'organizzazione, che poi è lo scopo dei progetti, quello di produrre risultati che generino valore nell'organizzazione. Prego, Stefano Giannotti. Allora, io penso che fra i primi e più tangibili benefici, secondo me, ha avuto l'importanza di focalizzarci sulle aree di miglioramento, cioè che la gestione dei progetti può essere migliorata e quindi di fatto poi gli outcome dei progetti, chi ci partecipa nei progetti poi abbia un feedback positivo della partecipazione, poi è anche frutto di dove tu intervieni per cercare di migliorare le cose. E quindi io devo dire, a me in occasione noi abbiamo fatto due assessment, uno appunto 7 anni fa e uno quest'anno, a me ha fatto molto piacere, in particolare nel corso del primo assessment, avere molto chiaro quali erano le due, tre aree sul quale concentrare gli interventi.
perché questo ci ha consentito di richiedere delle risorse specifiche all'interno della nostra organizzazione e concentrarle in quelle aree, anche da un punto di vista formativo. Cioè, a quel punto il tipo di formazione andava sulle aree che più delle altre avevano bisogno di raggiungere un livello adeguato. Quindi questo, ribadisco, è stato sicuramente un beneficio immediato, cioè ci ha consentito di mirare gli sforzi di miglioramento sulle aree più immediate. L'altra, secondo me, è legato al coinvolgimento delle persone. Noi abbiamo chiesto ai CPM in quell'occasione di intervistare tutti o le persone che più delle altre erano coinvolte nei progetti, e il fatto di intervistarle su come si trovavano all'interno dei progetti e quindi come su varie distinte aree ci davano e davano via agli assesso dei feedback specifici, ha avuto in realtà un effetto di coinvolgimento anche delle persone, perché a questo punto le persone si sono rese conto che l'azienda faceva attenzione a come i progetti venivano svolti, ma anche in qualche modo alle persone che partecipavano a questi progetti. Per cui, se da un lato c'era la richiesta di un effort particolare per partecipare a questi progetti, dall'altro però c'era anche la voglia di capire le cose che funzionavano da quelle che non funzionavano. Questo in qualche modo ci è tornato indietro, cioè le persone che poi partecipavano al progetto ci hanno detto che in qualche modo apprezzavano il fatto che qualcuno si fosse interessato di capire come stavano andando le cose. Chiaramente questo suscita aspettative, ci mancherebbe, però poi se con una diciamo interventi adeguati, si dà seguito a queste aspettative, si innesca un qualche circolo virtuoso per cui poi effettivamente la partecipazione ai progetti non è vista come un ulteriore peso che grava sulle persone, ma diventa effettivamente una forma di mettersi in gioco su attività che sono leggermente diverse dalla propria vita ordinaria di lavoro. E quindi essere selezionati per partecipare a un progetto in qualche modo è visto positivamente. Ecco, quindi questo lo sintetizzerei questo. Grazie, perché ha detto una cosa molto interessante. Parlavamo prima di criteri oggettivi, di valutazione fatta con un'osservazione dall'esterno, quindi meno emotiva o per nulla emotiva. Individuare aree di miglioramento che potrebbero anche essere definite aree di debolezza. Certo, ma È chiaro. un'operazione che, se fatta secondo criteri oggettivi, esclude quell'elemento di emotività che potrebbe orientare la valutazione, quindi in qualche modo viziarla, no? Ma anche volendo parlarne, come dire, con le migliori intenzioni, proprio perché dall'interno dell'organizzazione è difficile osservare quello che possiamo definire area di miglioramento, area di debolezza. E questo è anche un modo, come ha detto, di far identificare le persone con l'organizzazione attraverso quel segnale che l'organizzazione dà, che non è quella di valutare per sanzionare l'area di debolezza, ma per migliorarla, per creare le condizioni perché anche le persone stiano meglio all'interno dell'organizzazione e performino meglio. Quindi grazie mille. Passo ancora di nuovo la parola a Mauro Cristoforetti per così darci una testimonianza anche nella propria organizzazione di quali sono stati i benefici e nella abilitazione di questi benefici, nel conseguimento di questi benefici, quanto ha contato il supporto che gli assesso hanno espresso nel perseguimento di questi benefici. Sì, come dicevo, noi siamo in una situazione diversa, non abbiamo fatto due assessment, ma abbiamo appena fatto il primo
e ce lo siamo studiati da poco, approfonditamente, con grande interesse. E già questo, comunque, dal nostro punto di vista, appunto, come forse ho già detto prima, è stato veramente un'opportunità, no? Riuscire a guardarsi con occhi diversi e, come diceva poco fa Stefano, anche limitare, cioè vedere quali sono le aree nelle quali già ti se hai fatto degli step e magari servono degli aggiustamenti, quali invece sono quegli aspetti nei quali il margine di crescita è ancora alto e poter fare un focus su quello. E devo dire che questo per noi è stato veramente importante, no? Perché altrimenti il rischio è di consumare le energie su qualcosa dove il guadagno sarà sempre più marginale, no? Perché c'è poca opportunità di crescita. E invece non hai visto qualcosa dove con uno sforzo, magari piccolo, invece l'opportunità di crescita è molto più alta. E quindi riuscire a focalizzare la propria spinta in quelle aree è sicuramente un'opportunità, io penso, no, fondamentale anche per riuscire a guidare questo cambiamento, che effettivamente l'assessment ci dice che noi abbiamo iniziato anche prima dell'assessment, anche prima di incontrare i CPM, un percorso che effettivamente ha preso anche la strada giusta. Però un conto è sperimentare, no? Ti metti lì, parti da zero, sperimenti e speri che vada bene. Invece qua abbiamo avuto questo racconto oggettivo che si è basato su interviste fatte a un buon numero di persone, considerate le dimensioni ovviamente della nostra cooperativa, molte delle quali interne, ma anche alcune persone esterne alla cooperativa e che quindi rappresentano per noi degli stakeholder importanti, e attraverso questo riuscire quindi a parametrare bene, no? Questo per quello che noi vogliamo fare nei prossimi mesi, anni, è un elemento di fondamentale importanza che ci permette di, quando ci troviamo a un bivio, dire boh, vado di qua o vado di là? No, ho individuato qual è la direzione da prendere. Questo non vuol dire che magari non sbaglieremo, però abbiamo preso la direzione giusta e ci sono state date tutta una serie di indicazioni su cui poi dovremo lavorare, no? Abbiamo ancora domande da fare. Abbiamo tutta una serie di aspetti che magari forse nemmeno ci aspettavamo, no? Alcuni di questi che dobbiamo quindi approfondire e che ci possono dire come creare questo cambiamento. Io poi ho trovato molto interessante anche il fatto che ci venisse detto, diciamo, non con queste parole, però dovete trovare la via EDI al project management, perché ovviamente non sarà la via Q8, no? Visto le differenze o anche in Nova Puglia. E questo è molto interessante, no? Questo cercare poi di riuscire ad adattare questo modello che è standardizzato a una realtà come la nostra, che è fatta non è così complessa come certe aziende, anche i progetti che noi gestiamo, che è vero che sono diventati più complessi, ma certamente non sono complessi come altri. E quindi riuscire a personalizzarla, però personalizzarla all'interno di certi standard. Noi abbiamo dei parametri dentro i quali stare. Prima questi parametri cercavamo di darceli un po' in autonomia e questo, invece questi standard io penso che ci possano aiutare molto, anche perché sappiamo, no? Noi prendiamo l'esperienza poi delle attività che facciamo, noi lavoriamo nell'educazione. Nell'educazione ci sono degli standard, ci sono gli standard sulla partecipazione, come si coinvolgono i bambini, come si tutelano i bambini e le bambine, no? E sappiamo quanto siano importanti per riuscire a raggiungere quei determinati obiettivi. Lo decliniamo sulla fase organizzativa dell'organizzazione
E questo ci permetterà anche di raggiungere quegli obiettivi che ci stiamo dando di miglioramento e di cambiamento organizzativo. Bene, grazie. Molto interessante l'espressione che ha usato in un quadro di, come dire, di sperimentazione iniziata spontaneamente, ma poi il racconto oggettivo che ha rappresentato, diciamo, quel presupposto per quella che ha definito la parametrizzazione, o ci ha consentito di parametrare bene, ha detto, quindi ha fatto riferimento a uno standard. E immagino si riferisca le indicazioni che poi sono scaturite da tutto il processo di valutazione, quindi le indicazioni suggerite dal report di assessment, che è proprio l'aspetto che rende, consente anche a chi appartiene all'organizzazione. È il mezzo con cui l'organizzazione si guarda da fuori attraverso una prospettiva che è esterna. Bene, grazie mille. Do ancora la parola a Domenico Morgese, se vuole così raccontarci altrettanto dei benefici che ha potuto osservare in esito all'applicazione del modello e a questo risultato, questo presupposto, questo racconto oggettivo che rappresenta il report di assessment. Assolutamente, grazie. Sì, io prima ho parlato chiaramente del discorso di come sentirsi accompagnati, che è stato fondamentale perché il guardarsi allo specchio, ecco, avere una visione esterna, come dicevo prima, ci ha consentito di comprendere i nostri difetti, perché il lavoro molte volte è molto pervasivo e va bene, scusate, il lavoro di concetto, di un project management, in realtà diventa un qualcosa su cui non ti fermi molto sul metodo. Cioè, fai una cosa, la fai bene, pensi di farla bene e continui a farla in quella maniera. Questo ovviamente crea poi quello che abbiamo notato, quello che è stato notato, si crea un disordine, fatemi dire, un disordine ordinato, che è un po' chiaro che dirlo così sembra un po' strano, però ecco, ogni project manager riesce nella sua, come dire, con i suoi metodi, in qualche maniera, a tirare avanti i progetti. Però il livello di, come dicevo, di qualità ne risente, perché è evidente che se tu ogni volta devi approcciarti al progetto semplicemente chiedendo al collega come fare delle cose e non magari con dei processi standardizzati, questo ti consente di procedere, di andare avanti nel progetto, però comunque sicuramente è un disturbo, è un qualcosa che ti dilata poi la buona produttività, ti dilata la produttività e soprattutto ti abbassa la qualità. Per cui ha avuto anche delle indicazioni, perché poi in realtà la parte della valutazione è dove capire dove siamo e poi e dire dove andiamo. Il discorso è di avere dei consigli, dei buoni consigli che ci hanno detto: guarda, per arrivare a alzare l'asticella devi fare questi altri passaggi. Chiaro che poi l'organizzazione deve recepirli, deve essere pronta a recepirli, però abbiamo comunque delle fondamenta importanti, abbiamo capito cosa bisogna fare. Ecco, ci ha detto il CPM, ci ha detto cosa fare. Ritengo poi in questo anno, in questi anni e mezzo di esperienza con il CPM, ho visto quanto poi questi consigli in realtà nella pratica sono assolutamente serviti e sono stati messi in atto in realtà. È chiaro che poi diventa un discorso molto che l'azienda a livello dirigenziale deve assorbire, deve avere la capacità di supportarti, perché fare un ufficio, dire ok, c'è un PMO in azienda, è un'etichetta, però se quell'etichetta non viene poi supportata da azioni concrete, rischia di essere un qualcosa che non serve a nulla e non crea benefici, anzi forse può creare addirittura disturbo. Ma devo dire che invece è esattamente il contrario, successo in Nova Puglia, grazie appunto alla spinta di qualcuno che ti valuta esternamente, come io ribadisco il concetto perché io lo ritengo fondamentale, ti fa capire che devi migliorare, non stai messo male, ma devi migliorare. Questo è il concetto. Io credo che sia veramente questa la cosa più importante, il beneficio più importante che noi abbiamo, di cui noi abbiamo goduto e speriamo di godere ancora nel futuro. Bene, grazie mille, grazie mille. Io mi sono annotato, come per tutti gli interventi, alcune parole chiave. Sentirsi accompagnati, ecco, questo forse è proprio il senso dell'esperienza di assessment fatta con il supporto di professionisti qualificati, di
nell'accompagnare la valutazione delle capacità e quindi delle performance dell'organizzazione. Accompagnati per capire dove si è, per capire come andare, dove si vuole andare, cioè per perseguire gli obiettivi dell'organizzazione, la sua visione, la sua missione. Quindi possiamo dire che l'applicazione del modello ISPM Prado, eseguita con il supporto di valutatori, di assessor, esperti non solo di project management, ma anche di accompagnamento, è quello che aiuta l'organizzazione a capire dov'è, quindi sapendo dov'è e sapendo dove vuole arrivare, insomma, come fare ad arrivarci in base a una baseline di requisiti di capacità di prestazione che vengono correttamente, freddamente, non emotivamente, misurati con l'applicazione del modello. Siamo qualche minuto in anticipo rispetto alla nostra tabella di marcia, proprio 4 minuti, perciò ringrazio tantissimo gli ospiti per aver fatto interventi molto puntuali, molto efficaci. Dopotutto pochi minuti, l'esperienza di assessment, addirittura se è un'esperienza, una seconda esperienza, chissà quante sfumature così presenta, e queste sfumature nei prossimi interventi avremo modo così, di apprezzarle. Grazie, grazie agli ospiti e grazie. Grazie. Grazie Paolo, conduzione ottima come sempre. Chiedo scusa, non mi sono presentato Prego. all'inizio, no, ma non è importante, però per una questione di riguardo a tutti i presenti, io sono delegato dell'Istituto per il Piemonte e la Liguria, quindi sono qua a moderare questa tavola rotonda perché, diciamo, mi sono appassionato al modello Prado, ISPM Prado, Bene, grazie, grazie ancora. Abbiamo visto quindi che le esigenze, diciamo, che possono portare alla necessità di misurarsi nel project management possono essere le più variegate. Oggi, diciamo, abbiamo invitato i nostri ospiti chiedendogli di focalizzare, diciamo, la loro specifica esigenza e di raccontarcela. Partiamo quindi con Stefano Giannotti. Che ci racconterà, diciamo, le tue esperienze di assessment, e un po' questo, diciamo, il focus dell'intervento di Stefano, cioè, come dicevamo in apertura di evento, misurare la performance di project management a distanza di un certo periodo di tempo per verificare il consolidamento e il miglioramento delle performance organizzative nel project management. E l'esperienza di Kuwait Petroleum Italia è proprio orientata, diciamo, a questo specifico obiettivo. Prego Stefano, grazie. Allora, io non vedo la presentazione, quindi mi alzo. Allora, niente, noi abbiamo preparato insieme con Leonardo Perotti, che è il mio collaboratore, che è qui, che chiaramente ringrazio, che mi ha aiutato nella preparazione di questa presentazione. Quindi c'è una parte un po' introduttiva per l'azienda, ma anche collegata alla tematica dei progetti, quindi un pochino, secondo me, può magari essere utile associarla magari a esperienze che magari possono invece avere altre organizzazioni. E, ecco, allora, la Kuwait è un'azienda che
che è presente in Italia da oramai diversi anni e di fatto è entrata nel 1984 tramite l'acquisizione di una società che allora si chiamava Galfo, magari qualcuno di voi se la ricorda, però mi interessa sottolineare che è entrata comprando un'azienda molto piccola, un'azienda molto piccola, la Galfo allora era 3-4% del quota di mercato. Poi però nel tempo ha effettuato delle altre acquisizioni, quindi in particolare nel 90 ha preso tutte le attività della Mobil Oil. Nel 96 ha fatto un accordo molto importante con l'ENI di l'acquisizione di alcuni impianti, tra l'altro una metà della raffineria di Milazzo. E anche nel corso degli anni più recenti, cioè 9 anni fa, nel 2014, con l'acquisizione di tutte le attività della Shell Italia. Perché mi sono soffermato su questo? Perché in realtà la nostra esperienza è un'esperienza fatta da colleghi che hanno delle origini totalmente diverse come tipo di organizzazione. E però di volta in volta, e questo è percepibile, insomma, ha incorporato all'interno della propria organizzazione appunto un po' il modo di operare e di gestire quindi l'organizzazione stessa frutto di tante acquisizioni. Questo ci ha dato anche, secondo me, un imprinting forte sul fatto di poter, diciamo, aprirsi al cambiamento. Per cui l'idea di offrire ai nostri clienti diciamo, delle attività fortemente diciamo, indirizzate diciamo, all'innovazione in generale, anche solo innovazione dal punto di vista commerciale e di marketing, è sempre stata molto presente. Adesso l'azienda è diventata più grande, siamo intorno al 17-18% di quota di mercato, però effettivamente veniamo riconosciuti, cioè ce lo dicono i clienti, come un'azienda che effettivamente nel nostro settore, non in assoluto, ma insomma comunque nel nostro settore, è percepita effettivamente come un'azienda che ha, diciamo, propone diciamo, comunque delle attività di cambiamento, comunque dell'esperienza, diciamo, di rapporto con i nostri customer, probabilmente migliore o comunque più, in linea tante volte rispetto a quella dei nostri competitor. L'altro aspetto è che di fronte a noi, ma questo non solo per noi, ma a tutto il settore, diciamo, dei carburanti, oramai se ne parla tantissimo, è carburante di origine fossile, assolutamente, però è di fronte a un cambiamento epocale e noi vogliamo far parte di questo cambiamento, cioè noi anzi siamo convinti che molte delle attività che consentiranno l'utilizzo ancora di carburanti liquidi e non necessariamente di origine fossile, possa essere fatto attraverso società che oggi invece commercializzano questi prodotti. E quindi di fronte a noi ci sono tantissime opportunità di innovazione. E mai come in questo momento, tutte le società del settore si stanno ponendo moltissime domande legate al cambiamento. E tornando a quello che avevo detto all'inizio, il cambiamento equivale a dire gestire dei progetti e gestire dei progetti equivale a dire enorme, diciamo, dispendio di energia. Se questa energia dedicata ai progetti la riusciamo a utilizzare correttamente, questi progetti li portiamo a termine, altrimenti corriamo il rischio di non portarli a termine o di bruciare risorse. Da qui nasce in qualche modo l'esigenza di essere sicuri di gestire i progetti in maniera corretta. Io qui ho messo alcune delle sfide, in qualche modo, che ci vedono di fronte, cioè l'idea di tutta una transizione energetica che avremo di fronte nei prossimi 15-20 anni, tutta un'idea della mobilità che cambierà e l'idea delle partnership, di cui noi abbiamo già in qualche modo portato avanti molte, diciamo, molte iniziative, ma sicuramente ci vedrà esposti a partecipare ancora con tante altre aziende del settore, o non necessariamente del nostro settore, ma anche di altri settori.
Allora, noi qui abbiamo sottolineato due eventi che hanno cambiato il project management all'interno dell'azienda, due eventi abbastanza recenti. Noi diciamo, ci siamo soffermati con Leonardo per dire, vabbè, ma in fin dei conti il project management esisteva pure prima, non è una roba che ce la siamo inventata noi, tutti hanno gestito i progetti e il cambiamento in fin dei conti c'è sempre stato, però. Che cos'è che ci ha fatto effettivamente, come dire, ci ha dato una scossa molto forte e ci ha spinto quindi a essere più professionali nell'approccio? Noi nel 2014 abbiamo effettuato una delle acquisizioni più importanti per il nostro settore, che è appunto l'acquisizione della Shell Italia, che era un'azienda molto sviluppata e molto sofisticata. Calcolate che era circa il 6-7% di quota di mercato e noi intorno al 10% di quota di mercato, quindi un'azienda che era grande sostanzialmente quasi quanto noi, ma molto efficiente e molto, come dire, articolata, quindi con un livello di complessità molto forte. L'acquisizione della Shell prevedeva addirittura l'acquisto di quattro diverse società, quindi con degli stream, diciamo, progettuali molto diversi e tra l'altro diversificata sia nella distribuzione sia nella logistica. Quello per noi è stato un impatto enorme perché abbiamo vissuto all'ennesima potenza quello che in piccolo gestivamo prima, cioè abbiamo avuto un numero enorme di persone che facevano parte della nostra organizzazione che si sono viste catapultate in progetti di integrazione con la Shell. Quindi persone che non hanno mai partecipato ai progetti, di botto si sono trovate a entrare in interfaccia con dei colleghi futuri della Shell e mettere in piedi dei piani di integrazione, questo era il progetto, per fare in modo che la fusione di questa società nella nostra società avvenisse in maniera efficiente. Quindi noi siamo andati da un numero enorme di persone all'interno della nostra organizzazione, da domani farai parte di questo progetto, hai una, diciamo, degli obiettivi specifici, c'è un project manager del cold stream, devi, come dire, organizzarti in una certa maniera. Queste sono le regole, diciamo, di massima, però di fatto è stato un impatto enorme nella nostra organizzazione, cioè ha cambiato tantissimo. E questo ci ha fatto a questo punto riflettere molto sul fatto di quanto avessimo una struttura interna organizzata correttamente oppure no. Tra l'altro molti di loro ci hanno fatto chiaramente molte domande se quello che stavano facendo lo stavano facendo in maniera corretta oppure no. L'aspetto interessante è che secondo me anche i ragazzi relativamente giovani all'interno dell'organizzazione non percepiscono immediatamente che cosa vuol dire lavorare per progetti. Cioè, mentre chi esce dall'università c'ha chiaro che esiste un'organizzazione che può essere funzionale, può essere a matrice, però c'è abbastanza chiaro che esiste un'idea anche gerarchica di come si prendono le decisioni e quali sono gli obiettivi magari dei sottogruppi che fanno parte dell'organizzazione. Quando poi gli dici, guarda che tu in parallelo al tuo lavoro fai parte di un'altra organizzazione parallela alla tua, che ha un obbligo di portare a termine un determinato obiettivo entro un certo termine e poi si scioglie, quindi perché poi il progetto di fatto termina, e quindi incontrerai delle persone che normalmente non hai incontrato e che avranno bisogno del tuo supporto per l'esperienza che tu porti venendo da una determinata parte dell'organizzazione. Questa cosa qui è una cosa che non è immediata. Cioè, noi vediamo anche ragazzi giovani che escono dall'università che questo aspetto di fare parte di un'organizzazione ce l'hanno, ma l'idea che in parallelo possono far parte di due organizzazioni parallele, la loro stabile, normale, che ha una sua funzionalità, e un'organizzazione temporanea che deve avere degli obiettivi, ma anche le sue regole, perché ha una sua gerarchia interna, ha dei suoi strumenti interni, ha dei suoi documenti interni.
ha una sua valutazione interna della performance. Ecco, questa parte qui non è una roba che le organizzazioni sono così disposte ad accettare in maniera immediata. Per esempio, valutare le persone che magari il 50% del loro tempo lo fanno con il loro capo specifico e il 50% partecipano a un progetto, e tu poi, quando devi valutare la performance di una persona, dovresti avere del feedback sulla loro attività normale, ma anche sulla loro attività durante i progetti. Questa parte le organizzazioni non sempre la acquisiscono. Quindi diciamo, è stato molto interessante, diciamo, avere questa esperienza. Questo è stato un primo, tra virgolette, shock che ci ha fatto, o comunque ha fatto riflettere l'organizzazione sull'importanza di gestire i progetti correttamente e di dedicare molte risorse alla formazione. Il secondo shock è stato il Covid, perché vabbè, questo ognuno di noi ha una propria esperienza legata al mondo del lavoro e al Covid, però sicuramente la nostra organizzazione si è trovata molto, tra virgolette, tranquillizzata dal fatto che alcune scelte legate all'uso della tecnologia fatte precedentemente immediatamente hanno avuto un payback immediato. Cioè, noi avevamo dotato tutti i dipendenti di laptop, di telefono cellulare, prima ancora diciamo, del Covid, perché stavamo sperimentando in maniera molto, diciamo, puntualizzata l'idea dello smart working. Tra l'altro con tante sfaccettature fra chi lo accettava, chi non lo accettava, dedicandolo soltanto ad alcune situazioni specifiche, eccetera. Quando è arrivato il Covid, di botto ci siamo trovati invece a rendere operativo quello che era previsto solo per una parte della nostra organizzazione, e però ha funzionato, perché poi alla fine, nel giro di 15 giorni, effettivamente l'organizzazione era assolutamente operativa, esattamente al 100% come nel periodo pre-Covid. Però a quel punto ha fatto, come dire, percepire che tutta la tematica della tecnologia e della digitalizzazione entrava, nella vita di tutti i giorni dei dipendenti, ma in realtà nella vita di tutti i giorni dei clienti. Per cui i customer hanno incominciato a interfacciarsi con noi molto di più attraverso la tematica digitale. Cioè, persone che fino a quel momento, di fatto non avevano un uso, diciamo, di internet di un certo livello, nel momento in cui, come è la nostra azienda, si rivolge ai customer in maniera diffusa, di botto c'è stato un innalzamento, diciamo, dell'uso digitale, dei meccanismi di marketing e anche di richieste di informazioni da parte dei nostri customer usando gli strumenti digitali, diciamo, fortissimo. Questo ci ha portato a dover dare tutta una serie di risposte di tipo digitale ai nostri clienti, per cui la promozione, le carte, le forme di pagamento, la comunicazione, l'help desk, il customer care, eccetera, ha avuto un salto epocale, frutto proprio di una domanda di servizi molto forte da parte dei clienti. Questo ci ha spinto a utilizzare, diciamo, anche sistemi di gestione dei progetti più, diciamo, più specifici, dell'approccio digitale, diciamo, al mondo del marketing e al mondo in generale dell'interfaccia con i clienti. E abbiamo incominciato a utilizzare in maniera, diciamo, spinta la metodologia Agile. E questa è stata una seconda rivoluzione da un certo punto di vista, perché chiaramente l'approccio agile alla soluzione dei problemi è diverso, ha tutta una serie di caratteristiche, diciamo, di differenziazione con la metodologia rispetto alla metodologia classica, e però questo ha creato un cambiamento enorme all'interno dell'azienda. Noi abbiamo tutta una serie di progetti che sono gestiti in Agile e altri progetti che sono gestiti secondo la metodologia classica. Questo ha creato un secondo shock che ci ha spinto a questo punto effettivamente a fare un secondo assessment con la metodologia ICPM Prado.
Spieghiamo un attimo come siamo organizzati oggi, almeno in azienda. Noi abbiamo un comitato che è formato da tutti i direttori delle varie funzioni, che viene chiamato Project Portfolio Board, che si riunisce, diciamo, ciclicamente e al quale il mio gruppo, che è un gruppo quindi di PMO, di Project Management Office, fornisce tutta una serie di informazioni. Queste informazioni sono chiaramente rivolte sia all'autorizzazione dei progetti, ma anche al monitoraggio di come vanno e anche chiaramente alla valutazione. Quindi io e il mio gruppo ci raccogliamo informazioni e strutturiamo queste informazioni per dare, diciamo, un know-how qualitativamente valido a chi poi deve prendere magari delle decisioni. E quindi, diciamo, monitoriamo l'andamento dei progetti, la numerosità, la tipologia, la performance degli stessi progetti, chiaramente, nelle varie aree. E la seconda parte, diciamo, la seconda di tre parti che, diciamo, delle quali noi ci occupiamo, è in generale la parte invece dell'innovazione. Quindi cerchiamo di sviluppare progetti più innovativi, quindi dove non necessariamente c'è un ritorno, diciamo, economico necessariamente previsto, prevedibile, ma dove effettivamente ci possono essere delle, diciamo, delle sorprese o delle novità. Questa parte dell'innovazione la curiamo con rapporto con delle università, quindi con degli incontri periodici che abbiamo con gruppi, diciamo, che sono spesso all'interno delle università, in particolare con il Politecnico di Milano. Abbiamo una relazione oramai da diversi anni con loro e partecipiamo al programma di quella che viene chiamato Startup Intelligence, cioè di visibilità di iniziative che spesso sono gestite da aziende di startup e vengono presentate, ed è un programma al quale noi partecipiamo e, diciamo, il cui programma transita tramite noi come focal point per poi attribuire alle singole parti dell'organizzazione magari le iniziative che possono essere di loro interesse principale. Terza parte, ma ultima ma non ultima, diciamo, ci occupiamo della formazione di project management. Questo perché noi riteniamo che la formazione sia uno dei veicoli più importanti della, diciamo, della consapevolezza delle persone che entrano a far parte dei progetti, di quanto è importante, diciamo, restituire parte del loro effort nella partecipazione dei progetti sotto forma di formazione anche personale. Se chiediamo alle persone di fare uno sforzo extra rispetto alla loro attività, poi in realtà dobbiamo poter offrire almeno la possibilità di avere un ritorno, ripeto, da un punto di vista formativo. Quindi ci poniamo di formare tutte le persone che partecipano e partecipano in maniera continuativa ai progetti. Sono formazioni di tipo diverso. Qui abbiamo messo 820 persone perché 820 sono in realtà tutti i colleghi di Kuwait, per cui noi abbiamo previsto una formazione di awareness, quindi iniziale, di consapevolezza iniziale, di 4 ore per tutti. Però poi ci sono dei corsi e dei percorsi più specifici che sono sia per l'Agile, sia per la metodologia Waterfall, di 4-5 giorni con certificazione, quindi loro si possono poi spendere fuori, diciamo, per poi un gruppo più ristretto di persone. Questa era la nostra esperienza quindi con i CPM Prado, quindi noi ci siamo fatti, diciamo, un primo test dopo l'acquisizione di Shell e un secondo test dopo, diciamo, la burrasca del Covid. Noi in particolare nel 2023 abbiamo coinvolto 113 colleghi sotto forma di survey, quindi abbiamo intervistato 113 persone su una popolazione di circa 700-750 persone. Gli 800 che erano citati prima sono anche le persone che sono, diciamo, più esterne all'organizzazione, diciamo quelle più interne intorno ai 700.
Noi abbiamo diverse tipologie di progetti, per cui questa è stata una prima aspetto interessante. I progetti sono, diciamo, degli animali che non sono tutti uguali, hanno le loro sottospecie. E questo secondo me mi aspetto che sia simile anche nelle organizzazioni, cioè non è la stessa cosa implementare, diciamo, la sostituzione di un serbatoio all'interno di una raffineria che magari comporta l'investimento di 1 milione di euro e la stessa cosa in termini economici, però stabilire magari, sempre con 1 milione di euro una forma di pagamento più adeguata per i customer che hanno la nostra carta di credito aziendale. Ecco, cioè, ci possono essere, diciamo, degli approcci totalmente diversi, quindi qui li abbiamo definito, noi avevamo definito stay cluster diversi legati alle attività tipiche degli normali, quindi per esempio la costruzione di stazioni di servizio, ma anche tutto il mondo della digital transformation, la misurazione dei progetti, diciamo, legati anche a diciamo all'efficientamento interno aziendale, quelli che noi chiamiamo di performance enhancement e progetti diciamo anche proprio da zero di greenfield. Noi abbiamo fatto tra l'altro 2 meeting di presentazione dei risultati ai 113 colleghi che si sono diciamo che abbiamo consultato, che abbiamo intervistato con chiaramente il supporto degli assessor del DCPM. Che cosa abbiamo trovato? Noi abbiamo avuto la stessa valutazione di 5 anni prima, identica, è stata molto interessante, il che non ci ha stupito perché in quei 5 anni in realtà l'azienda era molto cambiata, fra cui appunto il fatto che avevamo spinto in maniera molto più forte e introdotto tutto il mondo dell'agile, quindi non erano così paragonabili le aziende anche solo a 6-7 anni di distanza. Ci è però piaciuto il fatto che l'azienda incominciasse ad avere una forma più armonica dal punto di vista del completamento dei livelli che il metodo ICPM Prado mette, diciamo. Quindi il metodo vede 5 livelli, diciamo, di maturità e chiaramente si aspetta che l'azienda, muovendosi mano a mano più avanti a livelli successivi di maturità, però riempa in un certo modo questi livelli in maniera più equilibrata. Per cui il livello 2 finalmente noi l'abbiamo di fatto riempito a una percentuale più alta di quello del livello 3 in linea con il livello 4 e dove ancora a livello 5 siamo più bassi. Questa cosa era, diciamo, precedentemente viceversa ci usciva in maniera, perché a quel punto noi abbiamo cominciato a paragonare i due risultati, ci usciva in maniera totalmente diversa, per cui 7 anni fa il nostro livello 3, 5 anni fa nel 2018, in realtà era più alto del livello 2, il che è possibile, ma era un po' anomalo. Comunque questo ci ha aiutato molto a riflettere effettivamente su come diciamo, la valutazione è di fatto su un corpo vivo, perché le organizzazioni poi sono vive, fosse quindi importante farlo a un certo arco temporale di distanza. Da questo sono scaturiti degli action plan e quindi ritorno alla tematica dei benefici di prima, cioè serve anche avere un report terzo da parte di un'organizzazione terza, perché poi tu, se questo report lo lasci fine a se stesso e non lo implementi delle azioni di miglioramento, poi muore da solo. E anzi, non è detto che te lo facciano fare magari dopo 3 anni. Se invece da un determinato report fai scattare delle misure di intervento, tu hai anche una motivazione, non sei tu che stai proponendo questa medicina o questa terapia, ma è un esperto, un professionista, un'organizzazione che si occupa di questo che ti sta dando delle indicazioni molto chiare. E quindi noi abbiamo adesso in atto 4 iniziative di miglioramento che sono legate appunto al monitoraggio dei progetti, per cui stiamo selezionando un project management tool per tutte le tipologie di progetti, quindi dove il fatto di gestire i progetti in modo diverso possa però essere raccolto in uno strumento unico, che non è facile proprio perché i progetti sono molto diversi uno dall'altro.
Noi abbiamo una procedura interna di gestione di progetti che deve incorporare l'agile, cosa che ad oggi non c'era, perché comunque un minimo di regole interne ce le abbiamo e quindi dobbiamo però adeguarle. Questo in qualche modo ci è stato identificato. E, dobbiamo fare un nuovo effort, per cui abbiamo finalmente convinto la direzione del personale a supportarci. Sebbene pagassimo tutto noi, HR, questo lo dico perché anche nel momento in cui dovete proporre magari dei piani di training, tenete conto che le direzioni che si occupano di personale hanno le loro idee sulla formazione. E quindi andargli a dire che invece è importante fare formazione sul project management va a sbattere su magari il tempo che loro pensavano di dover dedicare ad altre cose. Quindi bisogna un po' lottare per fare in modo che il project management sia invece un'area in qualche modo che lo stesso HR riconosca come un'area cruciale, no? E quindi lì finalmente però devo dire finalmente siamo arrivati a diciamo a convincerli, per cui loro sono solo preoccupati che ci sia troppo tempo dedicato alla formazione, quindi bisogna darsi un pochino delle regole diciamo della terapia sia centellinata nel tempo in modo tale che non venga percepito come eccessivamente spinta il training. L'altro aspetto che è venuto fuori, ma questa è una cosa che vale sempre, però questo onestamente ve lo consiglio anche nel momento in cui doveste proporre delle azioni, diciamo, di miglioramento del project management, bisogna dare sempre visibilità al top management, cioè il fatto di avere un dashboard sintetico che consenta anche progetti di tipo molto diverso di poter fare sapere che cosa sta succedendo in una determinata area coperta da vari progetti è un aspetto molto importante, perché tranquillizza di fatto il top management che sta supportando tutta una serie di cambiamenti, che questi cambiamenti rientrano all'interno in qualche modo di un meccanismo controllato. Lo dico perché la nostra non è una società che lavora per commesse, cioè non, i progetti per noi ci servono per raggiungere degli obiettivi aziendali, non sono, noi non è che costruiamo case o costruiamo ponti o abbiamo delle commesse specifiche, per cui sono tutte attività che ci servono per raggiungere determinati obiettivi aziendali, che sono gli obiettivi di cambiamento che abbiamo visto all'inizio. Sapere che la situazione è più o meno o comunque in linea con le aspettative, o se non lo è per quale motivo e che tipo di feedback ha bisogno da parte del top management, è un aspetto molto importante. Io ho quasi finito perché abbiamo fatto un'ultima chart per un po' l'avevo anticipata prima, dare un po' che cosa ci è piaciuto dell'esperienza con i CPM Prado. L'engagement delle persone, nel senso che far partecipare chi partecipa ai progetti alle SARVE ci ha consentito di raccogliere effettivamente direttamente da loro la loro esperienza vera di partecipazione ai progetti, e quindi non soltanto per esempio le interviste ai project leader che hanno una visione dei progetti, ma è quella del project leader che magari si lamenta perché le persone non sono disponibili o perché hanno altre cose da fare, mentre a questo punto noi abbiamo intervistato sostanzialmente tutti. Ci ha dato la possibilità di fare effettivamente il focus sulle aree di miglioramento e quindi non disperdere a pioggia, diciamo, le iniziative di intervento. Ci ha consentito di in qualche modo avere l'opportunità di approfittare effettivamente della professionalità dei consulenti. Riteniamo che ci siano delle aree di miglioramento anche all'interno del sistema SPM Prado, perché noi abbiamo trovato onestamente molto complessa la SARVE. La SARVE secondo me va o semplificata o va mirata effettivamente per tipologia di ruolo all'interno dei progetti, perché io posso capire che chi fa parte di un board di un progetto e che quindi magari ha più esperienza di progetti possa dare un genere di risposta, ma se noi pigliamo dei neoassunti che
magari nell'area tech, che li mettiamo a partecipare a una serie di progetti, magari sono 2 anni che stanno con noi, fanno un'esperienza molto significativa, poi li facciamo partecipare a una survey che però è molto complessa, possono dare delle risposte secondo me, diciamo, non sufficientemente, secondo me, accurate rispetto a quello che vorremmo. Quindi, secondo me, deve essere fatto uno streamlining, secondo me, della survey, o quantomeno mirarla meglio. E l'altro aspetto che per noi era, secondo me, importante era che una volta capite le aree di miglioramento, ci avrebbe fatto piacere vedere meglio con voi la progressione degli stadi successivi nelle singole aree, cioè capire effettivamente che se hai un livello, diciamo, ancora non ottimale su una determinata area, gli step successivi, ma in maniera progressiva, potessero essere questi uno dopo l'altro, cioè provare effettivamente a mirare le prime 2 o 3 aree di miglioramento e capire, ripeto, in maniera progressiva, non tanto il punto, diciamo, ottimale dell'organizzazione perfetta, ma effettivamente il punto intermedio che poteva essere raggiunto. Questo sempre è nell'ottica di dire, nel momento in cui poi possiamo provare a mettere in atto un action plan specifico, se io so qual è lo step effettivamente specifico da raggiungere, mi consente di ottimizzare effettivamente le risorse di miglioramento e poi misurare se effettivamente poi lo raggiungo oppure no. Ecco, quella parte lì, secondo me, oltre a dare l'idea che è una parte, diciamo, una determinata area, un'area critica che necessita miglioramento, però non era poi chiarissimo gli step successivi. Quindi, secondo me, quella può essere migliorata. Basta, io ho finito, non so se mi sembra, Andrea, erano previste domande in fondo alla fine, perfetto. Allora, non so se sono stato nei tempi. Grazie. Grazie Stefano, grazie per l'intervento e soprattutto per i feedback. Chiaramente il nostro progetto è assoggettabile, diciamo, a N miglioramenti, quindi tutti i riscontri che otteniamo dalle organizzazioni sono ovviamente benvenuti. Ora, dunque, abbiamo un coffee break di circa 15 minuti e poi riprendiamo i lavori.